I bambini centroamericani sono testimoni e vittime della violenza di guerre che da anni insanguinano l'intera regione. Testimoni silenziosi, quotidianamente minacciati, violentati, oltraggiati. È tuttavia difficile stabilire l'impatto che la guerra ha provocato su questi bambini, perché risultano vittime anche di un altro tipo di violenza, la miseria. I conflitti armati in Centro America, direttamente o indirettamente, coinvolgono tutti i paesi dell'area. La popolazione infantile è quella che più risente del clima di violenza, che ne mette a repentaglio l'integrità fisica e morale e ne condiziona il normale sviluppo. Agli inizi di questo decennio, il Guatemala fu scenario di una guerra cruenta, scatenata proprio dalle condizioni di estrema povertà in cui si trovava la maggior parte della popolazione. A me gusta vivere qui. Mi piace vivere qui. Perché studiamo. Studiamo, aiutiamo nostra madre. E ahí le a mia mamma. E di hacer oficio nos acostamos. Cosa fa tua madre? Lavora qui. Aquí. Sì, ma di che cosa si occupa? Lava nylon e guajia. Pepena envases, raccoglie nylon, scatole, catara. Cerca e noi la aiutiamo. Sei contento che tua madre faccia questo? Sì, perché così guadagna un po' di soldi e con questi mangiamo. I dati ufficiali rivelano che il 75% della gente in Guatemala vive in stato di povertà e l'84% dei residenti in zone rurali in stato di estrema povertà. Questa situazione di miseria, sommata al clima di violenza e di guerra che regnano all'interno del paese, ha costretto circa 750.000 persone a nascondersi sulle montagne o a dirigersi ed ammassarsi nei quartieri periferici delle città. La Conferenza Episcopale Guatemalteca ritiene che tra i 250.000 e i 500.000 bambini siano rimasti orfani a causa della guerra. Íbamos caminando donde había muchas cañas. Camminavamo in un posto dove vi erano molte canne. Lì stavano i soldati. Erano alti. Dissero a mio padre di fermarsi sull'attenti, ma lui non gli diede retta. Stavano per sparargli, quando uno di loro tirò fuori un coltello e dopo aver legato mio padre, gli tagliarono la testa. Noi vogliamo la pace, affinché non si ripeta mai più quello che è successo in passato. Al dramma degli orfani in Guatemala si somma una vicenda ancora più crudele, il commercio dei bambini. La vendita di bambini all'estero risulta una sorta di industria in crescente espansione. Solo nella prima metà del 1987 il numero di casi rilevato raggiunse la cifra di 600.
Qui ci sono molti bambini e quando usciamo dalla scuola vengono per rapirci. Quando finiscono le lezioni e i bambini escono, allora arrivano le auto. Li chiamano, gli portano dolci e nel frattempo li fanno entrare in macchina. Non sai chi sono. Ci sono anche alcuni gringos. Ci attirano regalandoci qualcosa e ci trascinano rapidamente nelle auto. Il conflitto nella regione ha prodotto anche un importante flusso migratorio verso l'estero e in particolare da un paese all'altro del Centro America. Questo, per i bambini, ha voluto significare la separazione improvvisa da tutto ciò che possedevano, che dava sicurezza ed equilibrio ai loro delicati processi di sviluppo. Tale è il caso dei rifugiati di El Salvador, raccolti nell'accampamento di Colo Moncagua, in Honduras, vicino alla frontiera salvadoregna. Raccontami che accadde. C'era un aereo che volava sopra le montagne e lanciò una bomba che distrusse la casa. Ci crollò tutto addosso e mentre ero a terra ho visto quello che restava di mio padre. Le sue gambe, solo quelle. E lo dejò atterrato e a mio papà anche. E solo le patte le vide. No, non mi pare giusto perché... Non è giusto che uccidano i nostri fratelli e i nostri padri. Non mi pare che io. Maria, che è successo ai tuoi genitori? Mi papà lo mataron i soldati e li hanno uccisi. Noi riuscimmo a calarci dalla casa. Gli avevano dato fuoco e c'era della gente chiusa dentro. E non la lasciavano uscire. Scappammo. Poi ci raggiunsero. Mi presero e mi picchiarono. E uccisero la mia sorellina. L'Honduras si è trovato coinvolto nel conflitto, soprattutto per l'uso che è stato fatto del suo territorio dai gruppi di stranieri. La presenza di questi gruppi ha provocato problemi di prostituzione e droga tra i bambini, generando inoltre movimenti migratori dalle zone dove si trovano verso le aree marginali di Tegucigalpa. Soy en el Recablín, caballería blindada, regimiento. ¿Qué tal? ¿Siete en servicio militar obligatorio? Sí, no, me reclutaron. ¿Te reclutaron? Sí, no, mi reclutaron para hacer el militare. Devi fare il servizio militare, ci comandano sempre. Mi arruolarono con la forza mentre andavo a ballare in discoteca. Andavo bailando en la disco, en el metro. La paz es fácil,
La pace sarebbe facile da raggiungere se solo ci lasciassero risolvere i nostri problemi. Tutti i milioni di dollari che si spendono in armamenti, se invece li investissero in fabbriche, sarebbe la cosa migliore per combattere qualunque altra ideologia. E invece si spendono milioni di dollari in armamenti, in caserme, in eserciti grandissimi, per un paese tanto piccolo, morto di fame come il nostro. Non siamo indipendenti, non possiamo prendere decisioni. E questa è la nostra realtà, è la realtà del Centro America. Ci sono tanti bambini abbandonati, nelle campagne mancano anche le scuole. In El Salvador, gli effetti della guerra si sono manifestati in diverse forme. 1.300.000 persone si sono rifugiate all'estero. 500.000 circa sono senza tetto nel paese e più di 60.000 sono morte, tra loro molti bambini. La comunità Oscar Arnulfo Romero ospita più di 200 bambini orfani di guerra. Diciamo che stanno cercando di studiare, di apprendere un lavoro, però non vedono un futuro nel paese, e questo perché la guerra continua. Non sanno loro quando saranno adulti, padri di famiglia, come sarà la vita, come sarà il loro futuro. Questo non lo sa nessuno, ma non ci aspettiamo niente di buono. Quanti anni hai? 14. Da quanto tempo sei qui? Dal 1980. Di dove sei? Di Cucatlán. E i tuoi genitori? Sono scomparsi. Vorrei che regnasse la pace, che i bambini del Salvador fossero allegri e contenti. Fino ad oggi, le due parti in conflitto in El Salvador sono riuscite ad accordarsi solo per brevi periodi di tregua, nei quali è stato possibile vaccinare parte della popolazione adulta ed infantile. Viviamo in un ambiente dove domina la violenza, in nome della quale si ottiene il controllo su tutto. Adesso sta passando un elicottero militare, sentite, è un continuo, la presenza dei militari è costante. Li potete ascoltare, siamo nel cuore della città dove crescono e dove vivono i nostri figli. La mia esperienza come psicologo mi porta a dire che hanno reagito incredibilmente bene. I bambini hanno una incredibile capacità di rimuovere esperienze traumatiche, come quella di aver assistito all'assassinio di tutta la famiglia, di aver visto squartare il padre, di aver visto violentare la madre, di essere stati essi stessi, i bambini, violentati da soldati dell'esercito. Sin embargo, e ovviamente questo tiene sus costos. Senza dubbio tutto questo ha un costo, disordine mentale, sconvolgimento, ipersensibilità a certe cose ed insensibilità verso altre, fuori dal contesto della realtà, insonnia, emicranie, fuga dalla realtà, abbandono, una tremenda aggressività repressa che spesso si manifesta in circostanze apparentemente senza senso. Qui
Questo processo di militarizzazione ha seminato disperazione e paura nei popoli centroamericani ed ha invischiato direttamente molti bambini. Che armi conosci? Il fucile M1, mitragliatrici, Mauser e altre ancora. Che significa per i bambini la guerra? Per i bambini significa che deve finire. Diciamo perché il popolo stia in pace, perché i bambini non continuino a soffrire. Tu ti consideri un bambino o un uomo? Ah, un uomo, un uomo. Senza dubbio, dovrebbero essere proprio i bambini la ragione principale affinché finisca la guerra in Salvador. Pensi della guerra? Io penso che a volte è buona e a volte è cattiva, che alcune persone sono buone e altre sono cattive. Cosa desideri per il futuro dei bambini? That they can have new parents and hope that the parents will be che possano avere dei genitori nuovi e migliori dei precedenti. Parents that they had can live in their own house. Perché possano vivere nelle proprie case e possano parlare dei genitori che avevano prima. Il Nicaragua è uno dei paesi centroamericani più provato dalla guerra. Lontano dalla sua famiglia, nell'ospedale militare di Apanà, nel distretto di Jinotega, si trova convalescente Reina Isabel. Raccontami che cosa ti è successo. Mi hanno ferita in un combattimento ad Akotal. Come è successo? Arrivò la contra. Entrarono in casa e chiesero informazioni su mio fratello. Non lo trovarono e mi spararono. Che cosa hai provato? Non sentì niente. Caddi indietro. Che successe dopo? Rimasi distesa sul pavimento perché non potevo alzarmi. Non sopportavo che mi toccassero il piede. Era tutto spezzato. Alle 7 del giorno dopo mi portarono all'ospedale. E dopo? Arrivai alle 7 all'ospedale. Tu che pensi della guerra? Che non continui, che si plachi. E perché vuoi che finisca? Perché ci sono tanti feriti, morti come mio fratello, e io, abbandonata. Io di là. Mamma, 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 m
Come altri paesi, il Nicaragua sta facendo molti sforzi per migliorare la condizione dei bambini, e specialmente nel campo della salute. Non si tratta solamente di risolvere il problema della salute del bambino. Più che altro bisogna pensare alla prevenzione, che i bambini possano avere un buon grado di educazione, che possano avere un livello di vita adeguato. E questo indica che non stiamo solamente pensando al bambino malato o ferito, pensiamo al bambino che sarà la prossima generazione di sostituzione. Vorremmo che l'uomo nuovo che stiamo formando possa confrontarsi con un mondo migliore, con una vita più degna. E quindi lo sforzo di noi tutti è uno sforzo dell'intera nazione, teso a risolvere il problema dell'infanzia. A causa della guerra e in molti casi di discrepanze con gli attuali regimi, molte famiglie nicaragüensi hanno abbandonato il paese, cercando rifugio sia in Honduras che in Costa Rica. Lontani dalla propria terra, negli accampamenti, i rifugiati nicaragüensi ed in particolare i bambini affrontano seri problemi di sopravvivenza. Io sono di nazionalità nicaragüense. Sono di nazionalità nicaragüense. Sono arrivata in Costa Rica 4 anni fa a causa della guerra. Ero a San José, dove conobbi alcuni colombiani che mi introdussero al narcotraffico. Cominciai a vendere e distribuire la droga. Vendia e la recettava. Después de eso, conocí a una mujer y... Poi ho conosciuto una donna con la quale iniziai ad avere rapporti sessuali. Imparai a fumare marijuana, ma 2 o 3 volte, non di più. Aprendi a fumar marijuana como 2 o 3 veces nada más. Y después de eso... Benché Costa Rica sia uno dei paesi dell'area meno colpito dalla guerra, i bambini di questa nazione, come gli altri, stanno crescendo e sviluppando in un clima di violenza e subiscono, in un modo o nell'altro, l'impatto della guerra. Io nací in San José, Costa Rica. Estuve trabajando en un nightclub. Sono nata in Costa Rica, lavoravo in un nightclub, ballavo e andavo con i clienti. È stata un'esperienza molto difficile. Sognavo molte cose, ma non era come pensavo. Sognavo con muchas cosas, pero sinceramente non fue así. La mia impressione personale è che tutto questo rimane scritto e registrato in qualche maniera in questi bambini. Bambini che possiamo dire sono il prodotto della guerra, e questo effetto si riprodurrà nella nostra società probabilmente per 3 generazioni. De tal manera che possiamo apreciare, inclusive in alcune delle interviste che si hicieron acá. Queste interviste ci dimostrano come in una situazione di migrazione involontaria dovuta al timore si crea una condizione di disintegrazione familiare con gravi problemi di integrazione culturale che conduce a conseguenze concrete. Deviazione sociale giovanile, prostituzione, droga. Passando per situazioni di prostituzione, drogadicción, entre altre. Inoltre, i bambini costaricensi stanno subendo anche gli effetti della grave crisi socio-economica che sta attraversando il paese. Ivania. Quanti anni hai, Ivania? 6.
Il bambino quanti anni ha? Un anno e due mesi. Quanti figli ha? Tre. È ragazza madre? No, mio marito è là. Che lavoro fa? Vende giornali. Vendere giornali in strada è sufficiente per dare da mangiare ai bambini. Ci arrangiamo. Lei crede che la guerra ha qualcosa a che vedere con la condizione di povertà in cui vivete? Certo, se non succedessero tutte queste cose staremmo meglio. Quali cose? Con tutta la guerra che c'è, la guerra più grande che esiste è la mancanza di cibo. È riuscire a comprarsi da mangiare tutti i giorni, questa è la guerra più grande, non crede? Dove ti piacerebbe andare? Alla Juelita. Perché alla Juelita? Perché lì vive una mia zia. Voglio andare alla Juelita. Hai una fidanzata dalla Juelita? Sì, è qui accanto. Queremos paz y tranquilidad. Queremos paz aquí, tranquilidad aquí, en el refugio. Occorrerebbe domandarsi che futuro si prepara ai bambini centroamericani se la guerra non finisce. È a loro, precisamente, che senza colpa e senza ragione la violenza ha richiesto il sacrificio massimo, la loro stessa vita.